Questa è una NSU Prince. Negli anni 70, verso metà, fine anni 70, i giovani, e quindi anch'io sono stato giovane, questa macchina la consideravano un po' come una macchina che portasse sfortuna, solo se era verde. Di solito si toccava un altro, trovava una Prince, è tua. Non so il motivo di questo gesto, del perché. Perché la macchina, tra l'altro, era un'utilitaria che è estremamente rifinita anche internamente. Aveva delle forme squadrate come per l'epoca. In effetti non si capisce qual era il frontale o il posteriore, però era una vettura internamente estremamente rifinita rispetto alle altre vetture. Ebbene, la NSU Prince ebbe un grosso successo nel mondo del rally con il modello TT, che è questo qua che noi vediamo. Ed è stata una macchina estremamente competitiva. È stata una macchina con cui molti hanno iniziato nel mondo del rally e che hanno fatto delle competizioni anche a dei livelli piuttosto alti. Molto bella la versione che vediamo qui. Di solito erano tutte quante di questo colore, quelle da rally, ed era una vettura molto molto apprezzata e gli piaceva moltissimo, a differenza magari del modello che circolava per strada, nonostante ne siano stati venduti veramente tanti.